ci parli della piattaforma Tech Marketplace dell'Innovation Center di Intesa San Paolo. Tech Marketplace è una piattaforma di matching tra imprese innovative e aziende che vanno alla ricerca di soluzioni innovative, quindi tra start-up ed imprese tradizionali. Ad oggi sulla piattaforma abbiamo circa 1 migliaio di innovatori, 5.000 aziende che vanno alla ricerca di soluzioni innovative, e quello che facciamo costantemente è il monitoraggio di questo tipo di attività. Ad oggi sono stati creati all'incirca 1.800 matching. Le aziende quindi sostanzialmente contattano la startup si incontra anche fisicamente con l'impresa, attiva un collegamento con i nostri gestori che intervengono eventualmente per finanziare quelle che sono le nuove iniziative, i nuovi spin-off che possono nascere da questo tipo di contatto. In che modo Intesa San Paolo promuove la formazione dei giovani imprenditori in ambito Open Innovation? Per noi l'Open Innovation è fondamentale. Il territorio ha necessità che tutte le imprese affrontino i temi di innovazione, e proprio per questo una sezione del nostro Innovation Center si sta occupando per creare un paio di giornate di innovazione, per creare dei manager dell'innovazione. Queste due giornate sono dedicate appunto a fare in modo che aziende che non hanno ancora affrontato temi di innovazione si attrezzino per poter dialogare con l'ecosistema dell'innovazione, quindi con università, start-up diciamo di piccola dimensione, ma anche con società innovative che hanno già molta esperienza in questo tipo di campo. Il corso è condotto come manager dalla dottoressa Lucia Cherchia, che è responsabile dell'Open Innovation di Electrolux, e sicuramente le 160 aziende che hanno già ottenuto questo tipo di formazione dimostrano proprio che le cose e le attività in ambito innovazione possono migliorare, si aprono veramente degli spiragli interessanti in termini di crescita e di opportunità non solo commerciali all'interno dell'azienda.